Parliamo del Napoli insieme a Bernardo Vitale Provarone, intermediario di mercato. Un Napoli che in questa finestra di mercato non può ritenersi fino ad ora così soddisfatto, tanti obiettivi sono sfumati. È in una situazione un po' particolare, non li vedo con le idee chiarissime, sinceramente. Dovessi dare un parere, con tutto il rispetto che si deve avere per questa società, per i propri dirigenti, per l'allenatore, per tutti, per il presidente, però questa faccenda di Gonalon secondo me li ha un po' sorpresi, e non mi sembra che abbiano, poi chiaramente non è che conosco io, non vivo nelle mura del Napoli, fra le mura della sede del Napoli o coi dirigenti, per cui le notizie circolano, vedo che vanno su più giocatori, insomma non mi sembra ci sia questa grande chiarezza. Penso che il Napoli abbia bisogno di un giocatore di grande carisma e di grande qualità in mezzo al campo, un giocatore che sappia un po' illuminare il gioco di questa squadra e sappia prendere in mano il pallino, che sappia organizzare. Non è Jorginho? Secondo me no. Jorginho per me è un giocatore di livello medio. Per me il Napoli ha intrapreso una strada per cui, quando decide di fare operazioni, dovrebbe farle di grande livello, perché è una squadra che ha la possibilità, dalla tre quarti in su è già una squadra prontissima. In difesa è una squadra che ha tante insicurezze. Io ero a Verona a vedere Verona-Napoli e devo dirti che la sensazione è che loro dietro, Albiol è un gran bel difensore, ci sta perfettamente, Fernandez è un giocatore che è in sofferenza, si vede, non è rapido, non è attento, è un giocatore troppo leggero per me. Napoli ha bisogno di un grande campione accanto ad Albiol, secondo me farebbe il salto di qualità a questa squadra, a quel punto anche riparata dai due mediani con Hiller, Berami, o decidono di giocare un centrocampo a tre, perché questa è una squadra che secondo me gli manca un giocatore illuminante in mezzo al campo, un giocatore con grande carisma, con grande iniziativa, con grande qualità, con grande classe, un grande campione. Ma il Napoli deve pigliare due campioni, uno deve prendere in mezzo al campo e uno deve prendere dietro in difesa. Secondo me a quel punto questa è una squadra che non soffrirà più quello che sta soffrendo a livello difensivo, e a quel punto avrà la possibilità anche di portare a termine delle partite che, insomma, penso che l'esempio di Bologna sia assolutamente calzante, non si può regalare una gara di quel tipo lì. Ma secondo te i dirigenti del Napoli cosa possono estrarre dal cilindro? Non lo so, Lorenzo, non lo so. Per me Riccardo Bigon è una persona molto in gamba, una persona che conosce molto bene il calcio internazionale, per cui molto capace, molto prudente. Il presidente è una persona sicuramente ambiziosa, che però adesso penso che loro si deve andare anche una mossa, perché questa è una squadra che oggi ha la Fiorentina a tre punti e rischiano, perché questo doveva essere un anno in cui loro avrebbero dovuto dare, con l'uscita di Cavani, un segnale fortissimo a livello proprio europeo. È una squadra che è già uscita malissimo, questo va riconosciuto, hanno fatto delle grandi cose in Champions, però ecco, mi aspettavo che il Napoli quest'anno potesse essere sicuramente davanti alla Roma e molto più attaccata alla Juventus. Invece, sotto questo aspetto, oggi per me a Napoli c'è anche un po' di movimento, un po' di scontentezza fra i tifosi che si aspettavano di più. Hanno uno dei centravanti più forti del mondo in assoluto, e per cui devono semplicemente mettere qualche toppa, e la toppa sicuramente in difesa e magari anche sulla corsia di sinistra. A mio parere gli manca allora un esterno sinistro, un grande difensore centrale e un grandissimo centrocampista. Guarin, Capoue possono essere ipotesi percorribili? Percorribili sì, però Capoue è un mediano, non è un giocatore di qualità, cioè si va sempre a cercare giocatori con le stesse caratteristiche, dopodiché se loro hanno questa strategia e queste idee nessuno le discute, io le discuto personalmente per una mia visione calcistica rispetto al Napoli, e poi ci sta che Benitez invece in mezzo al campo voglia soltanto muscoli e forza e non voglia gente che sappia gestire il calcio. Cioè il Napoli è una squadra, secondo me, che gli mette, mi viene un nome stupido che oggi gioca nel Real Madrid, ma un nome è Modric, un talento, un giocatore che illumini, che sappia veramente gestire la partita, che abbia i colpi per mandare gli attaccanti in porta e anche per gestire il pallone in mezzo al campo. Ecco, oggi li vedo un po' ruvidi e poco di piedi dolci. Il Napoli ha bisogno di questo oggi.